Bene, amici di motori a 360 gradi, ci troviamo al Museo Mille Miglia. Avete visto la settimana scorsa il quarto trofeo Cirillo Gnutti. Noi siamo qui, sempre qui. Ci manca solo di mettere giù il letto e così l'amico Fabio Feri, direttore del museo, è contento. Ci fa per dire. Cambiamo e giriamo pagina perché oggi parleremo con Giuseppe Pezzaioli, responsabile motorsport di Yokohama, come vanno le gomme, ma non solo le gomme sulla strada normale, perché sapete che Yokohama è un brand a 360 gradi, avete visto 15 giorni fa quando gli allenatori del settore giovanile sono venuti a portare il verbo inglese, insomma, facciamo così per dire, perché non è che stia andando molto bene, anche se è passato agli ottavi di finale l'Inghilterra, però avere un brand importante come il Chelsea coniugato a Yokohama è sicuramente un valore aggiunto. Ma dal calcio ritorniamo a quello che è il nostro ABC, la nostra abitudine, i rally. Caro Giuseppe, siamo arrivati a metà stagione 2018, che ne dici? Facciamo un punto. Eh beh sì, siamo a metà stagione, il trofeo Yokohama sta funzionando bene nel campionato italiano Rally Terra. Abbiamo delle novità perché abbiamo introdotto un nuovo pneumatico che è un'evoluzione del precedente su terra, per cui con ancora più prestazioni rispetto a quello precedente, e di conseguenza ci aspettiamo molto nel proseguo della stagione. E se ti dovessi parlare dei prototipi, campionato italiano prototipi? Eh beh, quello sono ancora più contento perché è la prima volta per Yokohama Italia che si fregia dell'opportunità di fornire un campionato ufficiale promosso da AC Sport, per cui un campionato italiano sport prototipi. I prototipi in questa nuova versione sono estremamente competitivi, estremamente affascinanti, e c'è tantissimo interesse su questo nuovo format con la macchina inventata da Bellarosa, perché è una macchina con una silhouette particolare, ricorda un po' la Formula E con le ruote coperte, un motore da moto, 195 cavalli, per cui un motore lievemente depotenziato dalla potenza nominale che ha il motore Aprilia, però questo permette di avere una vita lunga del motore. I nostri pneumatici altrettanto affidabili hanno una vita lunga, tant'è che usano 8 pneumatici, per cui 2 set per fare tutto il weekend di gara, per cui dalle libere fino a gara 1, gara 2. Tra l'altro Bellarosa, un siciliano trapiantato a Brescia, perché è da anni che è a Brescia, ha avuto questa idea innovativa e sta dando grande successo. Sì, difatti lui è sempre stato in prima linea sui prototipi, perché lo scorso anno ha partecipato anche al campionato italiano e so che partecipa tuttora alle gare a livello europeo. Ha contatti in tutto il mondo, perché comunque vende le sue macchine anche negli Stati Uniti, e di conseguenza è proprio un ciuffetto biondo. Esatto, nonostante il ciuffetto biondo. E ha avuto questa brillante intuizione di rendere uniforme la fornitura dei mezzi meccanici, cioè il campionato prototipi della scorsa stagione avevano macchine diverse, con telai diversi, motorizzazioni diverse, e questo probabilmente non funzionava perché stavano perdendo i pezzi strada facendo. Quest'anno, primo anno col nuovo format, con tutte macchine uguali, hanno chiuso a 20 macchine, ma perché hanno imposto un limite di un tetto massimo di macchine chiuso. Partecipanti. Sì. In più ha già previsto la Winter Series, che saranno due gare fatte a Francia Corta a novembre, più c'è la terza gara che verrà fatta a Dubai, sempre per i piloti, e questo sicuramente sarà il trampolino di lancio anche per i nuovi iscritti al campionato 2019, perché ovviamente cominceranno a fare i primi test, a prendere le misure nei confronti dei loro avversari in questo evento particolare. Se dovessi, sai, la settimana scorsa all'Autonomo di Francia Corsa si è corso con le due ruote vintage. Vintage vuol dire rimanere ancorati a ricordi, a figure, a nomi. VTCC, cosa ti dice? È un campionato glorioso che per 12 anni Yokohama ha seguito in regime di monogomma, ci ha dato tantissime soddisfazioni.
Quest'anno però si è trasformato in questa, anche questo, c'è una continua trasformazione nel motorsport e è stato trasformato nel campionato WTCR, che sostanzialmente è un campionato turismo mondiale, ma segue le regole del TCR, perciò macchine meno costose e perciò un numero maggiore di piloti partecipanti. Il WTCR è comunque un livello altissimo di prestazioni, perché sono impegnate case ufficiali, anche se non direttamente, ma sono impegnate con dei team satelliti e di conseguenza il livello di prestazioni è elevatissimo. Il Yokohama ha avuto la capacità di prendere anche questo campionato per i prossimi due anni, per cui quest'anno e il prossimo anno sarà gestito da Yokohama in regime di monogomma. Ha usato la gomma per la prima parte dell'anno, ha usato il pneumatico che veniva usato nel WTCR, ha introdotto per la gara del Nürburgring come gara test, un pneumatico nuovo che molto probabilmente verrà poi inserito nel campionato WTCR dalla stagione 2019 per tutte le gare del campionato. Per cui il WTCR e il WTCC sono gare che danno tanta soddisfazione a Yokohama, e proprio perché la gomma è apprezzata per l'affidabilità e le prestazioni sempre elevate da inizio gara a fine gara. E questo è una... Voglio solo ricordare che oltre al WTCR, Yokohama è presente anche nell'Europeo TCR, oltre che nel campionato britannico e in altri campionati portoghese, Middle East, per cui tutti i campionati TCR stanno pian piano diventando un feudo Yokohama, proprio grazie alle caratteristiche del prodotto. Giuseppe, il tuo calendario è sempre fatto di 52 settimane, sì. Sì. Riesci a stare dietro tutto? Sì, sì, fortunatamente ci sono poche concomitanze, per cui tra un rally e una pista si riesce a fare tutto, sì. A proposito di rally, terra, feudo della Yokohama. Sì, difatti, come dicevo prima, il campionato terra, il campionato terra sta andando bene. Abbiamo introdotto questo nuovo pneumatico che sostanzialmente cambia sostanzialmente la carcassa, la mescola rimane quella della precedente versione, e una carcassa più reattiva, più leggera e più flessibile, per cui copia meglio le asperità del terreno, perciò permette di avere maggior trazione e maggior tenuta e maggior precisione in frenata. Questi sono i plus che ha questo tipo di pneumatico con questa nuova costruzione, e l'abbiamo introdotto dall'ultima gara, e d'ora in avanti pian piano andrà a rimpiazzare il prodotto precedente. Se dovessi parlare di un mio carissimo amico, Renzo Magnani, Talent Italia, cosa vuol dire? Renzo è un grande amico anche per me, ha avuto questa idea di prendere e fare questo talent che porta piloti nuovi dentro nei rally, perché ricordiamoci che la difficoltà di tanti piloti, tanti ragazzi giovani che hanno la passione o hanno la volontà e hanno anche la capacità di guidare molto forte in un rally, spesso hanno lo zoccolo duro è trovare il budget sufficiente per entrare, per mettersi in mostra. Questo talent sicuramente aiuta questi ragazzi, tant'è che con ottimi risultati, tant'è che Nori stesso durante il rally in Sardegna è andato molto molto forte nella categoria R3, per cui sono molto contento di aver aiutato, che Yokohama abbia supportato il rally talent nella stagione 2018, e adesso stiamo raccogliendo i frutti con i piloti che pian piano avranno il loro premio, per cui il primo è stato quello della Sardegna, i prossimi saranno i rally nel nazionale, con presumo il Due Valli. Non ho ancora sentito Renzo, ma solitamente il Due Valli fa parte di questo pacchetto che lui mette a disposizione. E sicuramente è un format che funziona bene e che, se avrò la possibilità, cercherò di supportare anche il prossimo anno, proprio perché ritengo che il motorsport italiano abbia bisogno di ragazzi nuovi. E torno un passo ai prototipi. Sono contento che nelle prime gare dei prototipi tutti i piloti vincitori sono tutti ragazzi giovani. Questo vuol dire un futuro roseo per il nostro motorsport. Un ricambio generazionale. Assolutamente. E tant'è che è talmente bravo con l'amico Renzo, tanta invidia, tanta gente che cerca in qualche maniera di sminuire quello che lui sta facendo,
Renzo, non mollare perché gli ignoranti sono sempre incinti. Noi andiamo sempre avanti. Continua sulla tua strada. Hai trovato un brand come Yokohama, che te ne frega, lasciali parlare. Le mamme degli ignoranti sono sempre incinte. Tolto questo piccolo particolare che ci sentiranno in tutta Italia, arriviamo a quello che è l'attualità. Cioè, abbiamo sempre detto che nel mondo delle corse, indipendentemente TCR, UTCC, Rally, Talent, quello che conta per voi produttori è la vendita delle gomme. L'attualità sul mondo, sull'automobilista ignorante come me che deve, è estate, cosa deve fare? Sicuramente voglio parlare proprio della pressione, che è un parametro spesso sottovalutato. Sì, quella dei pneumatici. Dopo un infarto, due emboli, va bene così. Va bene così. In questo caso, invece, per quanto riguarda l'utilizzo dei pneumatici d'estate, è meglio averla un pochettino più alta, la pressione, tenerla controllata. È un parametro spesso sottovalutato anche in pista. Oppure nei rally, ma è un parametro fondamentale perché ti permette di dare l'aria che è interna alla gomma, al pneumatico, da supporto, cioè mantiene, supporta il peso della macchina, per cui aiuta la carcassa a rimanere più rigida e di conseguenza ad avere meno flessioni e anche surriscaldarsi di meno. E questo è un parametro fondamentale che i piloti sanno bene, perché i piloti stanno attenti soprattutto nei prototipi, stanno attenti allo 0,1 di pressione in più o 0,1 di pressione in meno, perché la pressione lì varia di pochissimo, ma varia poi la prestazione in modo sostanziale. E di conseguenza il consiglio che io do agli utenti, che mi sento di dare agli utenti, è quello di, prima di partire per le ferie, fermatevi da un gommista o una colonnina anche del carburante, controllate la pressione, guardate sul libretto di manutenzione del vostro veicolo, che sicuramente è indicata la pressione corretta. Perdete tempo a gonfiarla, perché il viaggio sicuramente sarà più sicuro e anche l'usura del pneumatico sarà migliore, per cui avrete una vita più lunga del pneumatico. E se avete un peso superiore, lasciate a casa le mogli e andate con le gomme Yokohama, così facciamo contenti anche le mogli. Chiudiamo con una chiosa finale, perché Yokohama è anche brandizza anche Subaru vuol dire scuola di guida sicura, vuol dire sicurezza, che poi si tramuta in, così facciamo contento anche Andrea Placani, che mi ha detto: mi raccomando, parla di Subaru, va bene, sapevo che venivi, ha detto, così diciamo anche questo nuovo matrimonio importante con Yokohama. Sì, ci vede di nuovo insieme, perché in passato abbiamo sempre collaborato con Subaru in modo molto positivo. Ci vede di nuovo insieme in questa avventura con Subaru, che è con la sua scuola di pilotaggio. Sicuramente darà soddisfazioni a noi, perché sposarsi a un brand così importante è sicuramente molto molto vantaggioso, perché fa vedere anche gli utenti che poi utilizzeranno in pista le Subaru, vedranno anche la qualità dei nostri prodotti, per cui potranno apprezzarla in una situazione molto molto critica, molto particolare, per cui sapranno veramente apprezzare le caratteristiche peculiari dei nostri prodotti. Non so se girare quest'ultima domanda a te o l'amica Elisabetta, perché molti ci scrivono e dicono: noi vorremmo comprare Yokohama, possiamo venire a Motori? No, Motori ospita e è gradito ad avere un brand importante come Yokohama. Se volete comprare Yokohama, andate dove? Nei concessionari? Beh, dai nostri punti vendita abbiamo più di 1200 punti vendita in tutta Italia, e per trovarli basta solo collegarsi al nostro sito yokohama.it, selezionare, c'è la ricerca di venditori e poi inserire il codice di avviamento postale e i tuoi rivenditori usciranno in una schermata dove potrai vedere il telefono e tutto, per cui facilmente si possono rintracciare in tutto il territorio italiano. Bene, se andate a nome di Motori a 360 gradi vi costerà il 10% in più, perché dopo mi danno le royalty a me. No, sto scherzando. Andate veramente, perché la sicurezza è importante, specialmente con questi sbalzi climatici, caldo, freddo, con le gomme Yokohama non ci sono problemi. Io ringrazio Giuseppe Pezzaioli, che l'avremo al termine della stagione, così faremo un riassunto di tutta la stagione a due. A proposito, ma perché nelle autostoriche non vuoi entrarci?
Le auto storiche abbiamo un prodotto che arriverà più avanti, la 052 ci sarà, è un nuovo semi-racing, avrà un ampliamento di gamma nel prossimo, dopo l'estate, per cui avremo finalmente dei pneumatici per le macchine medie piccole storiche, da competizione ovviamente, perché le macchine storiche come quelle che vediamo alle nostre spalle, purtroppo Yokohama non produce prodotti di questo genere, anche perché sono misure talmente particolari e difficili per il momento. Mentre le macchine da competizione avremo a breve l'evoluzione della 052. E questo mi dà il gancio per presentare il prossimo servizio dopo la pubblicità, perché l'amico Pietro Noce ha inaugurato il suo nuovo showroom, hai capito Pietro? A settembre, forniscici con Yokohama, così almeno ci divertiamo tutti. A tra poco. Ciao. Ho dimenticato la mia borsa. Vai, vai. Lentamente. Guarda. La mia borsa era ancora lì. E la tua borsa bacia bene? Il nuovo Opel Crossland X, con la telecamera posteriore a 180 gradi che può vedere persino dietro gli angoli. In prima assoluta. It's a good life. Se la realtà fosse la sensazione più emozionante, nuovo SUV Peugeot 3008 e il suo iCockpit, la concezione di guida unica al mondo. Mai un SUV si è spinto così lontano. Peugeot. È già abbastanza frenetica. Nuova Citroen C4 Cactus con sospensioni Progressive Hydraulic Cushion by Citroen. Citroen. Comandi vocali. App. Schermi. Sono tutte sempre più connesse. Ma nessun'altra è anche una BMW. Torna a guidare con la nuova BMW Serie 1 M Sport. Tua da 189 euro al mese, TAN 1, TAEG 3. Vieni in concessionaria e scopri anche la nuova BMW Serie 1 M-Power Limited Edition. Thank you.
Lo chiamavano il ragazzo della Via Klug, stiamo parlando di Noci, Motor Classic, ne ha fatta di strada, dai rally alle auto storiche, e che auto storiche, tutto con una grande passione, una grande capacità nell'interpretare le macchine, perché le macchine hanno un'anima. Siamo con Pietro Noci, stasera sei all'inaugurazione del tuo sogno nel cassetto. È stato proprio un sogno nel cassetto, e oggi ti dico, sono riuscito a avverare questo sogno di mettere a mio agio tutti i miei clienti, di fare, io la chiamo una factory, proprio come me la pensavo io già ancora da bambino, e i vari settori, la gente di essere qua e venire come trovarsi a casa sua, per me questo è importante. Una clientela variegata, ma alla fine c'è solo una grande amicizia. Sì, la clientela, io dico sempre che il cliente secondo me in primis deve essere un amico, perché se lo tratti proprio da cliente on off, prima o dopo lo perdi. Se invece lo tratti anche come da amico, secondo me è più che un cliente, viene un legame proprio affettivo tra tutti. Io ti vedo spesso, anzi sempre, nelle gare più importanti, a fare assistenza, l'ultima 1000 miglia, oltre 40 macchine, la Winter Marathon, tutte le gare, non solo locali, nazionali, internazionali. Hai una clientela estera che quindi ti dà fiducia. E qual è il tuo segreto? Il mio segreto è, come ti dicevo prima, mettere i miei clienti a loro agio. Essere il più umile possibile, che secondo me al giorno d'oggi l'umiltà è la cosa in primis che ci vuole. E dopo cerco sempre di trattarli al meglio in tutto. Cioè, io non ho sabato, non ho domenica, non ho notti. Il mio cliente, se mi chiama qualsiasi ora, io parto e vado a prenderlo, o per chi per me parte va a prenderlo. Ecco, momento delle auto storiche. Noi siamo un'isola felice, abbiamo tantissime gare, tanti appassionati, tanti club. Hai ancora una vettura che vorresti acquistare, ma al di là di poi di andarla a vendere, di fare giustamente un discorso commerciale e dire questa è la vettura dei miei sogni? Ti dico, la vettura dei miei sogni potrebbero essere tante come potrebbero essere poche. In se stesso la mia vettura dei miei sogni, io faccio sempre riferimento purtroppo a una grande persona, Ferrari. Come tutti, Ferrari è partito dal niente. Ma io non è che voglio la Ferrari, io voglio avere la capacità, le forze, la mentalità di quest'uomo, che secondo me lui è stato il più grande imprenditore di questo millennio. 2018, quali sono gli appuntamenti per il Noci Moto Classic? 2018 abbiamo già fatto, come tu sai, la 1000 miglia, all'inizio dell'anno abbiamo fatto il Monte Carlo Historique, abbiamo fatto la Winter Marathon, abbiamo fatto la Spagna, il Rally in Spagna, abbiamo fatto la 100 ore di Modena proprio qua a breve, adesso avrò la Silver Flag questo weekend, e poi il prossimo appuntamento grande è la Gran Premio Nuvolari. Io pensavo alla tua gara di agosto. Io non voglio mai fare pubblicità perché non sembra, però certo c'è anche la mia gara all'ultimo weekend di agosto, come tutti gli anni, che cerchiamo di aiutare questi ragazzi del paese, diciamo, siccome purtroppo per me è una cosa che mi sta a cuore, ho inventato questo trofeo Noci Moto Classic. Anche perché coniugare il momento sportivo con la solidarietà non è mai facile. No, la cosa che mi è piaciuta molto, che ci hanno dato campionato di zona 1 italiano quest'anno, la nostra gara che è partita tra amici, e dopo 5 anni di edizioni abbiamo acquistato il campionato italiano. Tra noi è sempre stata una grande amicizia. Grazie. Tanti gli amici che stasera sono venuti alla presentazione di questo bellissimo Noci Moto Classic, questo showroom fatto dall'amico Pietro. E non poteva mancare l'amico Eugenio, Eugenio vuol dire Trofeo Foresti, appena fatto la 1000 miglia. Noci alla tua gara è sempre presente, è una parte attiva,
avete anche riconosciuto alla termine della vostra manifestazione, sta sempre stato dietro le quinte, è un amico. Luce è un vero amico, ha un'organizzazione talmente capillare nel seguire le gare, le nostre gare di auto storiche, ed è uno dei migliori veramente. Io lo vedo quando ci sono le verifiche, quando c'è la gara, la nostra gara, così, che sono eccezionali da vedere, veramente. Un team veramente in gamba. Riescono ancora a abbinare la qualità, la professionalità all'umanità che sta sparendo? Io quando vedo qualcuno che fa una cosa di questo genere, che per me come officina di auto storiche è una delle più belle che ho visto in assoluto, mi fa solo piacere. Lui merita tutto questo perché è una persona veramente in gamba. E hai detto giustamente, l'umanità e il sapersi rapportare con le persone. È una gran persona Pietro Nucci, veramente. Merita tutto questo. Come meriti tu quando fai la tua manifestazione. Ci impegniamo. Grazie. Bene amici di motori, dopo l'amico Pietro Nucci avete visto che showroom di queste vetture storiche, d'altronde siamo qua al Museo Mille Miglia e il nostro DNA è la storicità, ma la nostra DNA è anche l'amicizia, è perché Bruno Sandrini ha portato un amico, Alberto Martinelli, non vi dico altro, a te Bruno. Sì, avevamo lasciato Alberto una delle ultime puntate della scorsa stagione con l'idea di rivederci e di approfondire il lavoro che lui fa, perché Brescia è terra di motori, abbiamo detto, facciamo tante cose, facciamo tante manifestazioni, ma ci sono tanti professionisti. Sicuramente la punta di diamante dei professionisti del mondo del motorsport per quanto riguarda le due ruote è Alberto Martinelli, perché la sua attività nasce a livello velogistico, quindi nel motomondiale, con il periodo d'oro dei motociclisti bresciani, quindi i vari Gianluigi Scalvini, che è stato l'unico a vincere delle gare del motomondiale e sotto la regia di Alberto, e poi a un certo punto è tornato al suo amore primordiale, il motocross, e lo ha fatto non da persona qualunque, ma andando a sposare, e ormai da qualche anno, quello che è il campionissimo, il Valentino Rossi del motocross, Tony Cairoli. Sì, diciamo che innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità che mi state dando. E, diciamo sì, il mio cuore parla tassello. Nella realtà io sono un appassionato di motorsport a 360 gradi, come avevo detto anche l'altra volta. Mi piacciono un po' tutte le discipline sportive a motore in genere, ma diciamo così la mia preferita è il motocross. Ho iniziato da ragazzo facendo motocross e rimane la mia prima passione. Nel tuo garage c'è qualche chicca? Sì, qualche moto, sì, dai, con l'età invecchiando c'è un po' questa tendenza. No, anche perché lui sembra un teenager, ma diamo l'età perché non è una donna, eh? Alberto Martinelli ha un'età che nessuno si immaginerebbe. Diciamo che ho passato i 50 anni, quindi insomma
qualche annetto ce l'ho. Vedi, Bruno, sulle nella vita non fare niente, oltre che fare commercialista, fare team manager. A proposito, ne approfitto di questa interruzione. Sfida con Valentino e Cairoli. Chi arriverà prima 10 nei titoli? Seguo. Questa è una bella domanda. Diciamo che sono due fuori classe e sono due italiani, e questo bisogna esserne orgogliosi. La vedo forse a qualche possibilità in più, Tony, rispetto a Valentino, onestamente parlando, perché la parte tecnica nella MotoGP incide moltissimo, e trovare, come sta cercando di fare Valentino ogni anno, il pacchetto migliore tra moto, sospensioni, feeling con il telaio e con la squadra, non è semplicissimo. E anche Valentino ha sulla sua strada in questo momento Marc Marquez, che è un campione straordinario, anzi campione riduttivo, è un fuoriclasse straordinario. Se lo trova sulla sua strada, e batterlo non è facile. Di contro, Tony ha un po' lo stesso problema, rovesciato sul fuoristrada. Quest'anno Jeffrey Herlin sta andando fortissimo, stanno battagliando ogni giovanissimo, tanto 23 anni. Sì, ha 8 anni e mezzo meno di Tony, ed è chiaro che con la velocità che si ritrova e una freschezza che è dettata anche dalla giovinezza, in questo momento è una bella spinta, insomma, per cui se la stanno giocando sia Valentino che Tony nell'obiettivo del 10° mondiale. Scusa Bruno. No, io voglio tornare un attimo alla brescianità di Alberto, ma la sua professionalità è già stata impiegata qualche anno fa in una situazione che nacque a conseguenza di un evento negativo. Ci fu il Nazione a Brescia, e dopodiché tu ti impiegasti insieme a N altre situazioni bresciane, Motoclub Lumezzane, RS77, eccetera, eccetera, per organizzare una bellissima manifestazione di beneficenza all'autodromo di Franciacorta. Oggi è tornata la pista di motocross a Franciacorta. Quanto ti piacerebbe riportare qualcosa di importante a Brescia? È indubbio che il cuore bresciano ci sia, quindi tutto ciò che ruota intorno a Brescia è un piacere. Se ci fosse la volontà e la disponibilità da parte del circuito a valutare un progetto, io sono qui ben volentieri. Ci sono stati dei contatti già tempo fa per un rientro di una gara importante sul circuito. Non è facile, anche perché capisco che gli impegni ormai siano complicati per tutti, ma da parte mia ben venga, insomma, se ci fosse la possibilità, io sono qui, insomma. Ugo Alberto Pari, con l'organizzatore Moto Estate, che in autodromo fa 2 appuntamenti con l'ufficio stampa. Quando è che vuoi fare la gara? Ti abbiamo teso un tranello. Esatto. No, adesso a parte gli scherzi, perché è bello dialogare con personaggi che delle moto vivono, ma delle moto sognano. Perché eravamo una settimana fa nel suo ufficio per motivi stupidi, di cose semplici, ci confrontavamo, cucina. E entrambi abbiamo costruito o stiamo costruendo una piccola special sui nostri gusti, e anche Alberto sta lavorando su una cosa sua, sì. che descrive un attimino quella che è la passione che ha per le due ruote, per il tassello, per identificarsi con una tipologia di moto che è propria. Cosa stai facendo, Alberto? Ma diciamo, partendo dal presupposto che sono veramente un invasato di motori, e io mi definisco un drogato, nel senso che proprio ho astinenza da motori. Cioè, il fatto di, mi ritengo anche un super privilegiato, perché sono uno dei pochi che è riuscito ad unire la passione al lavoro. Ma questo aspetto qua è anche una molla, è uno stimolo in più per vivere continuamente la tua passione. Sì, mi diletto, ho fatto dei restauri di qualche moto di quando correvo io da ragazzo, e adesso mi sono intrippato di questa scrambler che sto cercando di mettere a posto insieme a un caro amico che mi aiuta, visto il poco tempo che ho a disposizione, ed è proprio bello. Io, cioè, se avessi più tempo lo dedicherei completamente al restauro. Chissà mai, nella nuova vita, nel dopo carriera, può essere che mi butterò a fare il restauratore di moto e di scrambler. Quello che io voglio far capire è che la passione per le due ruote non è una cosa che è forse, come vedi in altri sport, legata esclusivamente al business. Comunque lui ha il numero uno in assoluto di quello che fosse, di quello che sono i piloti del fuoristrada. Ha lavorato con i numeri uno di quelli che sono la velocità, ha vinto dei campionati del mondo, eccetera. Ma la sera
garage con un amico a mettere insieme a carta vetro, lucidatrice, telai da sabbiare, esatto, misure da prendere, cartone per fare le dime, esatto, e via discorrendo, esattamente come un qualsiasi appassionato. Quindi Attilio, noi ti aspettiamo, noi sì, ti aspettiamo, sì, a darci una mano. Aspettatemi che arrivo. Ma questa è un, cioè, diciamo, proprio la, il bello della passione è questo, cioè al di là del ruolo che rivesti, poi quando ti dedichi alla tua passione entri in questa dimensione del piacere di fare le cose e ti diverti nel farle, tribulando un sacco, perché poi alla fine anche non quando, escono mai, esatto, le misure non coincidono anche mai. Anche quando ho restaurato le mie moto devo dire che ci ho messo 2 anni per trovare un paio di forcelle, nel senso che non è semplicissimo, però se hai la passione lo fai volentieri. Ma poi è bello, nel senso che se tu condividi questa passione qua anche con altri, quando posso le borse scambio mi metto in mezzo a tutti, no? Poi sento anche i commenti sui piloti, i discorsi che fanno quando sono, non so, a mangiarsi un panino con la birra, no? Sento delle cose divertentissime, ma condivido questa passione ed è, credo che insomma tutti però vai possano... in incognito, vai in incognito. Ma assolutamente, assolutamente. Anzi, dirò di più, quando ho la possibilità che vado io a girare, adoro proprio viverla da appassionato. Non, cioè, voglio dire, ho effettivamente un sacco di privilegi col lavoro che faccio, ma io amo caricarmi la moto sul furgone, lavarmi la moto, portarla a girare. Cioè, quando vado a girare mi piace viverla da appassionato come tutti gli altri. Mi siedo sul furgone quando ho finito di girare, che sono cotto come una verza, e la vivo da appassionato proprio, mi piace. Avete capito, amici di motori a 360 gradi? Non è tanto l'importante di avere il conto corrente in banca come c'è Alberto Martinelli, ha la stessa passione che ci unisce a me e Bruno Sandrini. Bruno accende e fa le salamine, io le mangio. Adesso al di là delle battute, io Alberto guida. Alberto guida. Io ringrazio Alberto Martinelli di questo suo ride veloce a motore a 360 gradi, so che deve partire per una importante riunione. Un giorno o l'altro lo andremo a trovare con l'amico Cairoli. Bruno Sandrini non andrà via perché l'ultima parte c'è una news. Motori a 360 gradi allarga la famiglia, ma di questo ne parliamo dopo la pubblicità. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Nuova Suzuki Swift. Cosa c'è nella tua lista? Scoprilo in concessionaria. Suzuki. Renault Captur e Renault Kadjar. Scopri la gamma crossover da 13.950 euro. E da oggi lasciati attrarre dalla serie limitata Hypnotic, con cerchi Lega, R-Link touchscreen e parking camera. È una iniziativa delle concessionarie di Brescia e provincia Manelli. C'è solo un modo per sentirti così quando guidi. Il nuovo Nissan Qashqai, The Ultimate Urban Experience. Nissan, innovation that excites. Con Honda HR-V prende vita la vita. Grazie agli efficienti motori 1.5 benzina e 1.6 diesel da 120 cavalli, la guida è accattivante e il sistema start and stop permette di ridurre ulteriormente le emissioni. Le linee fluide di un coupé e la versatilità di un SUV si incontrano nel design unico di questo crossover. Nuovo Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo.
Scopri le novità Honda da FG Honda Automobili a Brescia, in via Dalmazia 7. Il futuro che stai aspettando è già arrivato. Puoi vederlo, ma non sentirlo. Perché la potenza oggi si esprime in silenzio e trova la sua massima espressione nella nuova BMW i8 Roadster. Il futuro è davanti a te e questo è solo l'inizio. Bene amici di Motori, a Trajano Santagradi siamo arrivati alla parte finale di questa trasmissione. Siamo proprio a 360 gradi, siamo trasversali, abbiamo parlato di auto storiche, di moto e adesso finiremo con la pista. Perché da questa puntata c'è una new entry, il collega Fabio Pettanò di Brescia Oggi, uomo televisivo di Elive TV, l'uomo dello sport, è entrato nella famiglia e seguirà per Motori a 360 gradi tutto quello che avverrà in pista. Siccome pista per pista, dalle due alle quattro ruote, chi ne capisce più di me è Bruno Sandrini e faccio lavorare Bruno. Beh, con Fabio è solo che un piacere lavorare, nel senso che nonostante il suo DNA calciofilo che viene logicamente dal suo trascorso da quando è ragazzino in avanti, c'è sempre stata questa passione per le quattro ruote che ti ha portato fino a essere presente nei paddock del Mondiale F1 e hai sempre avuto grande attenzione per quanto riguarda le quattro ruote bresciane. E dalle quattro ruote bresciane io ti inviterei a partire, visto che questa è la prima puntata, a fare una panoramica, quindi dal Mugello qualche settimana fa, chi c'era, e da lì in avanti andiamo a raccontare chi sono i bresciani in pista. Beh, innanzitutto io ringrazio tantissimo Attilio, ringrazio Bruno e la famiglia di Motori a 360 gradi, perché per me... Non dimenticarti di Luana? No, è Luana ovviamente, tra l'altro compie gli anni, quindi gli facciamo pubblicamente gli auguri. Dicevo, per me è un onore perché io sono sempre stato spettatore e le vedevo da casa queste puntate, quindi essere protagonista diretto è sicuramente qualcosa di eccezionale, soprattutto perché mi piace raccontare la pista, perché è vero, tu dicevi io ho un passato calciofilo, però i motori mi sono sempre piaciuti e pian piano poi sono diventati dalla passione sono poi trasformati ad essere un lavoro. E devo dire che tra l'altro la fortuna è che, come nel vostro caso, raccontate tante realtà bresciane, anche la pista davvero ne porta tantissime, perché sono davvero... Poi a Brescia abbiamo una pista, quindi... Esatto, poi a Brescia abbiamo una pista che è molto, molto bella, viene sfruttata anche tantissimo proprio per quelle che sono i test per i vari campionati italiani. E so che avete parlato di... un protagonista, uno dei tanti protagonisti, partirei da Enrico Bettera, che è uno dei protagonisti, dei piloti che fanno parte del campionato del TCR Italy Championship, che è un campionato con più marche. Lui corre con un Audi, tra l'altro insieme ad Attilio noi due anni fa eravamo alla presentazione del team Pit Lane Competizioni, che è lo stesso col quale corre in questo momento Enrico Bettera. Ed è sicuramente uno dei prospetti più importanti. Lui ha partecipato anche nel passato a campionati europei e adesso si sta cimentando nell'italiano. Però Fabio, vogliamo promettere che saremo presenti ad una gara e andremo a documentare ai nostri spettatori che cos'è la pista in taglio bresciano. Assolutamente sì, anche perché il paddock tra l'altro non solo dei piloti, ma il paddock è composto da scuderie che sono bresciane. Da ingegneri che sono bresciani, quindi davvero quando vai in paddock, se tu parli il dialetto, credo che in molti lo capiscono, quindi assolutamente lo promettiamo. E tra l'altro a breve ci saranno degli appuntamenti molto importanti per il campionato, perché siamo quasi al giro di boa, diciamo, della stagione, quindi si stanno un po' delineando anche quelle che sono le classifiche. Abbiamo davvero tantissimi protagonisti sia in trofei monomarca che trofei invece in competizioni più importanti, quindi sicuramente
saremo presenti. Tra le altre cose, il sogno mio è quello di poter entrare con le telecamere, ci sto cercando di motori da 360 gradi in questo caso e di live, nel paddock della Formula 1, perché non c'è solo Formula 1, ma il weekend di Monza che ci sarà a settembre, a cavallo tra agosto e settembre, porterà in pista la Ferrari di Formula 1, che tra l'altro è guidata da Maurizio Rivabene, che è bresciano, Riccardo Adami, che è l'ingegnere di pista di Vettel, che è bresciano, ci sono dei meccanici bresciani, ma soprattutto ci sono due piloti molto importanti. Nella GP3 c'è Alessio Lorandi, che ha conquistato il terzo e il quarto posto in Austria, e poi c'è Alberto Circoli, che corre nella Porsche Supercar. Tu hai parlato di Enrico Bettera, andiamo a sentire la presentazione di Bettera, è l'unica cosa che faccio dal pista, dopo parla tutto Fabio. Siamo con Enrico Bettera, pilota bresciano, l'avete conosciuto l'anno scorso quando abbiamo fatto la presentazione della stagione 2017, adesso parliamo 2018, campionato con un Audi A3 del campionato italiano TCR, è già iniziato, quali sono le tue impressioni e quali sono state le difficoltà di fare questo inizio di stagione? Beh, l'inizio di stagione per assoluto è partito benissimo, con un secondo e un terzo ad Imola, macchina perfetta, è andata bene. Dopodiché purtroppo in Francia, gara 1, sono riuscito a fare solamente tre curve, sono stato centrato dal Mugelli, e gara 2 è stata sospesa per condizioni atmosferiche avverse. Dopodiché siamo andati a Misano, tempi, secondo tempo fino a 3 minuti dalla fine, ho usato il secondo set di gomme, ho sbagliato, errore mio, e dunque siamo partiti ottavi. Anche lì, gara 1 è andata abbastanza bene, ho chiuso nei 10, nella top 10, gara 2 purtroppo mi hanno centrato non dopo due curve ma dopo 4. La macchina distrutta, abbiamo lavorato, stiamo lavorando per ripristinare il tutto, per il Mugello. Ecco, diciamo Enrico che tu sei un gentleman driver e vai a scontrarti la domenica con i professionisti, perché la tua occupazione, sei proprio a 360 gradi, è una grande passione che da anni ti assorbe. Sì, infatti, ecco perché nelle qualifiche non sempre riesco a fare la performance che poi ho in gara, proprio perché nelle qualifiche il minimo errore o il piccolissimo lungo lo si paga, purtroppo lo si paga in questione di decimi, perché a Misano con due decimi in meno sarei stato quinto, quarto. Una vettura performante, una vettura molto impegnativa, una tecnica di guida completamente diversa dalla vettura che avevamo scorso. Sì, diciamo che è sempre un anteriore, ma alla fine, non avendo DSG ma essendo cambio sequenziale, bisogna modulare molto di più il freno, soprattutto dalla seconda alla prima o dalla terza alla seconda, quando la macchina rallenta tanto, il cambio aiuta, dunque solo una gestione di cambio c'è da far pratica e far chilometri. Quest'anno purtroppo ho fatto pochi test per impegni di lavoro e svariati motivi, comunque a Mugello secondo me dovremmo far bene. Ecco, diciamo ai nostri amici di Motori a 360 gradi che Enrico Bettera è un new entry nel nostro palinsesto, lo seguiremo per tutta la stagione. Oggi siamo una presentazione un po' particolare e qui con gli amici, che vuole anche fare ringraziare chi da anni lo supporta e lo segue, però naturalmente durante la stagione 2018 l'amico Enrico Bettera sarà uno dei protagonisti a Motori a 360 gradi. Alla prossima. Grazie. La qualità a basso prezzo. Troverete Daytona Carburanti a Erbusco in via Iseo 34, a Rovato in via Europa 5 e a Zone in via Aldo Moro 2B.
Sono Marco Lucchinelli. Nella mia vita ho affrontato tante sfide. Vincere il mondiale è stata la più grande. Una scommessa sulla quale nessuno avrebbe puntato. E ho trovato un nuovo team pronto a guidarmi verso la prossima vittoria. Sono Marco Lucchinelli. Nella mia vita ho affrontato tante sfide e ho ritrovato l'entusiasmo per affrontarne altre. E-Bike Store Brescia. Make it possible. Nuova Mini Countryman, guidala ancora. Scopri quanto è nuova in concessionaria. Bene, avete capito cosa vi aspetta quest'anno con l'amico Fabio Petanò, giornalista di Brescia Oggi e di Elai TV, responsabile dello sport di questa emittente con cui andiamo in onda il giovedì e replica domenica. Volevi dire qualcosa, Bruno? Fabio diceva che voleva essere presente nei paddock della Formula 1, ma quale occasione migliore per il nostro partner, la PMP, per fare una bella divisa per Fabio, per la Formula 1, per vestirlo di tutto punto e per i nostri amici, per chi vorrà personalizzare le proprie divise sia per fare alta eleganza che per fare divise da lavoro, di rivolgersi appunto a questa azienda, perché a Brescia è assolutamente tra le primissime per qualità e per convenienza. Beh, a questo punto sei assunto alla PMP, ti ringrazio di questo assist. Allora Fabio, una brescianità a 360 gradi, tu hai parlato di Lorandi che fa parte dell'Academy della Ferrari, si sta parlando tanto del futuro della Ferrari, è un ragazzo che correva nei kart e tanti altri, ma però manca un leader secondo me in questo mondo bresciano, tanti campioni ma un leader come poteva essere Ale Scaffi, come poteva essere qualche donato. Il perché? Ma il perché credo che sia stato dettato da una serie di circostanze, nel senso purtroppo c'è stato l'avvicinamento della Formula 1 ad un sistema economico sovraesposto, credo che questo sia stato un po' la definizione sicuramente migliore. Tra l'altro, parlando proprio con Alex Caffi, era stato lui stesso che è uscito, diciamo, nel momento stesso in cui poi Eccleston entrava nel mondo della Formula 1, modificando poi tutto un sistema. Facciamo solo un paragone in termini proprio pratici, mettiamo che dello schieramento, a parte i primi 5, 6, 7 piloti, massimo 8, poi tutti gli altri sono gente che porta valigette di soldi per correre, quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti. E poi credo che ci sia stato un decadimento pian piano della scuola bresciana, è vero che in questo momento si sta ripartendo con la famiglia Orlandi, in particolare soprattutto per quanto riguarda le ruote scoperte, perché ricordiamo il fratello si corre in GP3, ma, Alessio che è il più grande, ma Leonardo sta facendo benissimo, ha vinto più di una gara nel campionato di Formula 4 Abarth e tra l'altro è in testa al campionato, quindi questo potrebbe essere un trampolino di lancio. Però credo che soprattutto l'aspetto economico negli anni 90-2000 ha inciso tantissimo proprio su questo aspetto di un bresciano che ha fatto fatica poi ad emergere in queste categorie. Corre l'obbligo farti una domanda anche te, Bruno, due ruote? Sì, no, ma vale il discorso che ha fatto Fabio per le quattro. Il problema è che qualche anno fa io parlavo con il responsabile velocità della federazione e la risposta è stata chiara e racconta allo specchio. Il motociclismo, e vale ancora di più per l'automobilismo, non è uno sport per poveri. Quindi significa che in questo momento le federazioni automobilistica e motociclistica non contemplano nelle loro attività promozionali la possibilità di far accedere
il figlio dell'operaio, e lungi da me essere e fare discorsi politici di estrema sinistra, al discorso della possibilità di accedere ad alti livelli. Non c'è più il tempo di Giacomelli in Formula 1? Sì, assolutamente non c'è più il tempo di Giacomelli in Formula 1, non c'è più il tempo di Lucchinelli in moto mondiale. Perché? Perché nel momento in cui noi creiamo delle situazioni appetibili e economicamente accessibili, e quindi allarghiamo il possibile bacino d'utenza che possa salire, noi creiamo la possibilità di dare a chi ha più fame la possibilità di mangiare, e normalmente chi ha più fame è chi ha meno. Nel momento in cui noi creiamo un'elite nel motorsport, in cui accede all'elite sia dalla base solo chi ha la possibilità di comprarsi il biglietto da entry level, creeremo sempre le situazioni in cui, come sta accadendo nel motociclismo, i nuovi piloti competitivi arrivano dalla Malesia, arrivano dalla Thailandia, arrivano dai paesi dove si arriva in scooter all'ultima staccata in 15 e si arriva a darsi la spallata. Ecco. Noi che riconosciamo a Vettel, a Alonso, la capacità di riuscire a arrivare all'ultima curva e darci la spallata. Ecco, quello che riconosciamo a Verstappen, che piace o non piace, ma è un ragazzino aggressivo, è questa appunto capacità di essere competitivo. Ecco, il motorsport è competitività, il motorsport è o passo io o ti butto fuori. Questo è inutile che facciamo il politically correct. Questo è il motorsport, moto o auto che sia. Quindi, se noi togliamo questa cosa e creiamo un campionato per gentlemen, poi avremo degli gentlemen. Basta. Ed è su questa filosofia, su questo DNA, che a motori a 360 gradi parte, non gliene frega niente, svernicia tutti, come dice qualcuno nel MotoGP. Noi continuiamo, ringraziamo la new entry, Fabio Petenò, seguitelo sulle pagine di Brescia Oggi e durante Live TV, che nei servizi dello sport, che parleremo sempre delle due e delle quattro ruote. Ringrazio Bruno Sandrini, che è purtroppo il mio compagno di disavventura a tavola, no, averne di amici come Bruno Sandrini. L'appuntamento per la settimana prossima, non so chi ci sarà, forse qualcun altro, ma chi lo sa, settimana prossima.